Che è? Pubblicità? Lo so. Cos'è Glucanet? Stavo guardando la presentazione. È una specie di cera? No, allora sono 85 pannetti inumiditi nel loro prodotto, più il panno in microfibra. Prima si passa il panno umido su qualsiasi superficie, sì. Quindi carrozzeria, vetri, interni in pelle. Qualunque cosa. Esatto. Anche la plastica degli Anche interni. La plastica, assolutamente. E poi il panno in microfibra per asciugare e lucidare. Va a sciogliere i moscerini, la resina, la polvere in modo da non graffiare la carrozzeria. Anche un rinnovatore di colore di plastica. Se vuole, glielo faccio vedere come funziona. Ma però non copre i graffi, cioè non fa tipo polish, è allora, un lucidante. Se ci sono i graffi, cioè, bisogna buttarla in carrozzeria. È un pulitore e il lucidatore va a sostituire il lavaggio vero e proprio, perché la macchina non deve essere pulita. La pulisci con quella lì. Costo? 40 euro. Neanche tanto. Se vuole, glielo faccio vedere come funziona sull'auto. Oh, sì, dai. Volentieri. Salviettine umide, è una nanotecnologia brevettata, quindi non ci sono siliconi, non c'è alcol, sì. Quindi non va a rovinare la carrozzeria. Quindi con uno di quello però quanto riesci a pulire? Più macchina? O meno con tre salviettine si fa l'intera auto e le faccio vedere anche perché. Adesso spruzzo un po' di catrame per farle vedere. Ok. Per sporcarla, se no pulirla. Eh beh, cioè, pulito sul pulito. E poi per farle vedere che anche se è sporca la salviettina va utilizzata. Quindi andrò a fare i vetri e non va a rilasciare. Con la stessa. Esatto, e quindi è per questo che ce ne servono poche. Si è innamorato. Io stavo cercando di là. Allora, si passa. Sì, andiamo. La salviettina umida. E poi il pannetto. Asciugare e anche con la parte sopra vado a fare i vetri, vedete che non rilascia il catrame prelevato. È un kit unico. Sì. E l'effetto quanto dura in termini di tempo? Esatto. Poi più si rinnova l'utilizzo, ma il migliore è E io potrei pulire tutta la macchina con tre salviettine e poi lucidarla dopo, no? Non c'è. Lucidarla, cioè, a livello. Non c'è un tempo in cui passo il prodotto e poi devo lucidarla subito. No, allora bisogna fare piccoli pezzi, nel senso, ok. Tutto il cofano non è che si lascia agire perché poi secca e viene una schifezza. Okay. Invece bisogna sì. Fare piccoli. Quindi pezzetti. Fai il cofano e poi pulisci il cofano. Esattamente. Fai la fiancata e poi la pulisci. Esattamente. 40, no? Capito? Esatto, sì, viene 40, sono 85 salviettine più questo. Ah, ok. Quando finisce salviettine si possono poi ricomprare? Sì, online abbiamo c'è sito un internet. Kit sì, è sempre 40. Ah, è sempre lo stesso? Sempre, cioè, non sempre 40 perché su internet costa di più. Però è sempre lo stesso. Non è sempre lo stesso prodotto che si ricompra tutta la scatola. Se no, quindi... Pensavo...
rovinata l'auto. E più o meno dopo 10 utilizzi va cambiata, cioè va lavata. Ah, quello lo puoi lavare, sì. Sì, sì, questo rimane. Perché più confezioni si comprano, più pannetti microfibra. Certo. Anche un rinnovatore di plastica di colore. Per esempio, faccio metà plastichetta qui. Quindi la posso usare anche dentro il cruscotto tranquillamente. Vedo già la differenza. Sì, sì, sì. È già una parte privata. Sì, sì, su qualsiasi superficie. Mi sa che lo prendo. Vedrà che è una scelta. Non ti ho fatto lavorare per niente. Dai. No, vabbè, ma insomma, ho anche due o tre macchine importanti, quindi bisogna prendersene cura. Esatto. Contanti o carta? Carta. Ok. Ai, ai, ai. Di chiusura. Esatto, okay. Sì. Allora, quando lei aprirà la confezione ci sarà una pellicola che vabbè ovviamente va tolta. Il tappo lei lo trova girato al contrario, deve spingere e girarlo da questo lato del gradino per fare la chiusura ermetica. Ho capito. E poi dopo si appoggia qua. Sì, 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 mi è chiaro. E si spinge così. Ok, così non si seccano. Esatto, se no si asciugano, questo è importantissimo farlo. E basta, faccia piccoli pezzi e non sotto luce solare, tipo d'estate. Ok, no, no, ma in garage è chiuso, quindi. Va benissimo. Non mi metto io a friggere sotto il sole a lucidare la macchina. Sarebbe pessimo. E le lascio un bigliettino, sì, col sito internet. Sì, sì, grazie. Okay. E qua c'è il sito internet con tutte le informazioni. Se vuole guardare su YouTube ci sono un sacco di video. Perfetto. Grazie. Buon lavoro. Posto? Posto. Basta, basta, basta.